a tutti, ciao, benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa eravamo entrati ragazzi in questa casa qui, dove stanno dando tipo una festa pazzesca per Halloween. Abbiamo trovato diversi oggetti, dei quali sinceramente non so che uso faremo effettivamente. Lo andremo scoprendo piano piano. Purtroppo ragazzi, entrando in questa stanza, ci troviamo di fronte a questa cosa assolutamente inquietante. Allora, io l'altra volta ero fuggita così, proprio diretta, ero andata fuori, però non ho guardato cosa potesse esserci qua dentro di utile. Infatti ci sono 5, compreso il boogeyman, o che l'hanno chiamato uomo nero, oggetti con cui poter interagire. Direi di dare uno sguardo, ragazzi. Chi non conosce Master Chief? Questo qua è appunto... E no, non sto parlando del talento di cucina. Quello è Master Chef, lo so, skinny. Il casco, quello ragazzi di Halo. Lasciamo perdere. Ok, non posso portarlo con me, va bene. Qua c'è una bandiera che sembra una svastica, anche se ovviamente non è una svastica. Una fedelissima riproduzione della bandiera della ribellione in Metal Slug. Ok. Non ce la faccio, troppi ricordi. Troppi ricordi, citazione. Assolutamente no. Fra noi nerd vige un codice etico d'onore. Ok, scusa tanto, io propongo, il cervello è così invece... macabro e meraviglioso che potrai rimanere a fissarlo è per ipnotico. Delle ore. È ipnotico. Che dice l'etichetta? Abinorme? Sarà una citazione a qualcosa? Ho finalmente trovato cosa regalarti per il prossimo compleanno. Skinny, ma perché non te ne ha un po'? Qualcosa? Comunque qua pure sarà pieno di riferimenti, ragazzi, che non riconosco. Qua c'è una Polaroid. Il modo migliore per far eccitare un hipster. Sicuramente possiamo Boogie, prenderla. Ammettiamo ipoteticamente che mi avvicinassi nei pressi della tua ombra. Ecco, dovrei temere per la mia incolumità. Ma niente affatto, ci penserei io a prendermi cura della tua anima. Grazie per avermi rassicurato. Sì, oddio ragazzi, mi fa venire un'ansia che non me l'avevo potuto immaginare. Ed ecco che anche l'ultima delle mie paure più recondite prende vita. No ragazzi, ma comunque cioè... Basta, smettila di ridere, ti prego, mi sta facendo venire i brividi. Vieni più vicino, da lì non riesco a sentirti. Ma anche no. Mi sono appena ricordato di avere un impegno impellente. No, devo andare. Noi andiamo via ragazzi, allora... Qua abbiamo cercato di interagire con quello che c'era e non abbiamo potuto interagire con nulla. La Polaroid non possiamo interagire perché c'è il boogeyman. E sinceramente non so che altro fare. Io tornerei di là sicuramente ragazzi. Ok, qua possiamo andare al piano di sopra ragazzi. Cosa che l'altra volta ovviamente non avevo fatto. Oh merda. Ragazzo, mio marito potrebbe sentirci. Oh mio Dio, il pappagallo che ripete frasi che ovviamente a quanto pare... Il maschione! Ha sentito pronunciare qualcuno, il ragazzo alticcio. Allora, qua possiamo interagire con un botto di roba, ragazzi. Che schifo, Dio santissimo. Allora, qua c'è un disco d'oro di qualcuno. Presto! Qua... state zitto un po'! Qua c'è un libro, qua c'è ragazzi ovviamente soldato imperiale, quello che è di Star Wars. Mio marito potrebbe sentirci. Qua c'è un Picasso e qua c'è il ragazzo alticcio. Non ha proprio una bella cera. No, proprio per niente. Non ci direi. Tengo a farmi macchiare la felpa di vomito, grazie. Beh, su questo ti do assoluta ragione, Skinny, Con questo possiamo interagire. Sti storm giovani d'oggi sono davvero senza speranza. Che schifo, Dio santissimo. Ascoltami bene, io ho una tale ciofeca nella mia gabbia toracica, non ce la metto. Nell'armadio! Ok, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Il Picasso invece c'è. Deve aver subito proprio un brutto incidente. Questo lo pensano tutti quelli che guardano i quadri di Picasso. Parli del quadro o del camion che si è beccato in faccia? Del camion, sicuramente. Ok, questa era fin troppo cattiva, lo ammetto. Va bene. Sarebbe perfetto come spaventapasseri. Sì, ok, fatto sta che non possiamo farci come ci si sente ad essere il protagonista di un film di Almodovar? Ok, niente da fare. Qua possiamo entrare, ragazzi. Interagiamo col libro. Leggi direttamente. Sono tipo le pagine già, cioè l'elenco telefonico in pratica. Allora, qua c'è la scopa ragazzi, fantasia, quindi di Topolino, sarebbe a dire insomma quel lungometraggio di cui vi parlavo.
Questo è un chiaro riferimento a Bioshock, anche se non l'ho giocato, ho presente il personaggio. Rocco's Hotline, oh 80-69-69. Questo è per avere calde monelle gentili. Le monelle a propria disposizione. Comunque qua ci saranno di sicuro un sacco di nomi, ragazzi, in riferimento a qualcuno, eh. Jack Black, sì, lo riconosco, ovviamente. Che altro possiamo fare? Corriere Espresso 24 ore, 7 giorni su 7. Okay. 00-84-58-901. Tutti sì. I pacchi devono essere a prova d'urto, idrorepellenti e con il contenuto chiaramente indicato all'esterno. Certo, quindi se potrei ho... Potrei impacchettare l'armadio e spedirmi alla nuova casa di Roma. Ah, buona idea. Ma come fai a impacchettarti da solo, insomma? Vabbè, fatto sta che i numeri a che mi servono comunque, eh? Possiamo aprire? Quella cravatta pesa sulla maniglia più del martello di Thor. Non aprite quella porta. Potrebbe sentirci. E la cravatta? Quei pua sono a dir poco osceni. Possiamo prenderla? Ah, possiamo prenderla per qualche stranissimo motivo. Possiamo prenderla. Avrò anche tolto la cravatta dalla maniglia, okay, ma il punto della questione non cambia. Non possiamo aprire la porta, questo è chiaro. Qua c'è dell'acqua, ragazzi. Probabilmente. Adoro quando fai quella cosa. State zitto! Questo entrare? Sarà il bagno. Oh mio anche Dio. Ronald si innervosisce sempre quando busso mentre è in bagno. Non capisco perché diventino tutti così scontrosi. Ok. Ah, possiamo sbirciare. Bello spettacolo, devo dire. Davvero meraviglioso da vedere. Posso uscire? Cavolo, l'ho finito di nuovo. Ok, ha finito il sapone, quindi dovremo tenerlo a mente per qualche motivo, perché come vi dicevo l'altra volta, ragazzi, qua bisogna tenere a mente un sacco di dettagli. Ah, vabbè, la pianta carnivora di Super Mario, ragazzi, è incommentabile. Qua c'è olio, ristagli olio, Venom. Questo non so se è in riferimento a Thor, non lo so. Qua c'è un quadro che richiama chiaramente gli orologi flosci. Non mi ricordo se erano di Dalì, non vorrei aver detto una grossissima carognata. Pure questo stemma qua, ragazzi, se non sbaglio, è in riferimento a qualche serie TV. Allora, urinatoio, bellissimo l'urinatoio. A soli di chitarra, a colpi di pipì, il modo perfetto per dar sfogo all'incrollabile infantilità maschile. Sicuramente non possiamo usarlo. Trattasi né di prenderlo. Un oggetto completamente inutile. Ok, vabbè, hai preso tipo 10.000 sono oggetti questi completamente in cui rimpiango inutili. Rimpiango di non avere più una vescica. Ok, ovviamente non possiamo usarlo. Vediamo un po', possiamo interagire col quadro, con lo scheletro, con la pianta carnivora e con quest'altro quadro, Johnny Express. E chi sarebbe? Non il miglior conosco. Fattorino interplanetario di sempre. Vabbè, e sembra anche meno assonnato del solito. Sì, possiamo. Una vita parlarci. Nello spazio no. Passata a poltrire il più possibile. Dovrebbe okay. Essere riconosciuto come eroe contemporaneo. Sicuramente. Lo scheletro. Aspettava l'uscita di Half-Life 3. Che spazzina. Right in the fields. Ascolta, continua. Amico, in questo videogioco non c'è posto per due scheletri. Okay. Non dire una parola o ti faccio rimpiangere di essere morto, ok? Oh, Skinny, te devi dare una calma. Bravo, però, ragazzo. Eh? Ah, ragazzi, questo è riferimento al simbolo che hanno i Sim in The Sims, suppongo. La pianta carnivora. Che bel paio di dentini aguzzi. Solo un paio, ne ha più di due. Saresti direi. Così gentile da non mangiarmi? Ok, il ritratto invece... Non me ne intendo proprio di forze militari. Le mie conoscenze si fermano giusto al sergente Hartman. Ok. Forse hai visto troppe puntate di Lupin III. Quindi non prenderemo il ritratto. What the heck? Ok, decisamente non è una buona idea. Non possiamo interagire perché sennò la pianta carnivora ci divora. A Gesù voi potete offrire il cuore, ma il vostro culo appartiene alla nostra arma. Una citazione di qualche film sicuramente. Se provassi a dare tipo il peperoncino alla pianta non carnivora... Non credo che così facendo farei okay. Grandi progressi. No, io l'ho buttata lì giusto per... Se le dessi della birra... Strada sbagliata. No, se le dessi dell'assenzio... Non capisco come diamine no, possa funzionare. No, che ne so, Skinny, io le butto lì, Del plutonio? Decisamente improbabile. No, va bene, e niente da fare. Quindi con lo scheletro non possiamo interagire. Non possiamo interagire con nient'altro. Per cui questa stanza è stata totalmente inutile, tranne per il fatto che possiamo, ragazzi, interagire col ritratto. Ma dobbiamo trovare qualcosa da dare alla pianta carnivora. Per cui anche questo ce lo terremo a mente. E quindi col pappagallo anche possiamo parlare. Animali geneticamente programmati per compromettere la vostra reputazione. Sicuramente, se ripete tutto quello che crocchetta. Sente. Crocchetta. Forza, stupido pennuto, ripeti. Crocchetta. Stupido bipede decerebrato. Le mie capacità intellettive sono di gran lunga superiori alle tue. Sì. Cosa hai detto?
Ah! Geniale. Va bene, allora ragazzi, qua mi sa che non possiamo fare altro. Qui ragazzi non avevo notato che posso interagire. Fabiano, prima di tutto anche con il rock di Aaron Fruscione, grande successo del 57 con 9 milioni di copie vendute. È bene interagire con tutti gli oggetti lasciamo con cui a lui si la può, gloria. Okay, tutta per con cui si può interagire. Dischi nei paraggi. Ok, niente da fare. Qua possiamo interagire anche col berretto. Boh, chissà per Hai quale presente motivo. Quegli affari di lana che si mettono in testa per ripararsi dal freddo? Sì, sì, ce l'ho presente, ecco. Ce l'ho presente Skinny. Ah! Presto! Nell'armadio! Che cavolo? Capelli, di che? Quel biondino si darà pure da fare con le ragazze, ma certo che ne perde di capelli. Pronostico cioè, la calvizie prima capelli del 30. Tipo quello che si è chiuso nella camera, praticamente. Ok. Direi che comunque è il caso, ragazzi, di ridare un'occhiata in giro, perché a volte mi sfuggono oggetti con cui poter interagire e nemmeno me ne rendo conto. Non so ragazzi, sto riguardando bene qui per vedere se posso interagire in certo che modo. Con un casco del genere impennare sullo scooter avrebbe tutto un altro sapore. Con gli oggetti che sono qui. Ti invito a farlo, almeno di tanto in tanto. Che cosa? Prendermi il cervello? Cioè non lo so. Ah! Vedete ragazzi, ecco perché devo sempre interagire con tutti gli oggetti, perché se non posso prenderli non è detto che io comunque non possa interagire in qualche modo con gli oggetti stessi. Per cui se questa bambola era qua dietro... Una di quelle vecchie bambole di pezza con cui si giocava una volta. Mia nonna avrebbe fatto carte false pur di averne una quando era piccola. Ok, se questa bambola era qua dietro probabilmente, ecco, infatti potremmo prenderla. Che caspita me ne faccio? Sapete che sembra tanto ragazzi? Il viso che ha sembra tanto tipo una bambola voodoo, una roba del genere con cui si può fare qualche rito strano. Aspettate, di solito quando si fanno riti voodoo non bisogna tipo avere qualcosa tipo capelli o non lo so, qualcosa che appartenga alla persona in questione. Quindi guardate un po' il caso che io ho una ciocca di capelli qui e una bambola che sembra una bambola voodoo. Per cui se io provassi a fare questo... Minchia, per una volta ci ho avuto un'illuminazione tipo divina. Bambola voodoo incompleta. Attenzione, perché la bambola voodoo è incompleta, ragazzi. Per cui in qualche modo bisognerà completarla sta bambola voodoo. Nel senso che, come potete vedere, ha tolto i capelli che la bambola aveva e gli ha messo il ciuffo di capelli dentro il taschino. Quindi in qualche modo forse bisognerà completarla col ciuffo di capelli. Una cosa che mi è rivenuta in mente è che nella capanna del custode c'era un pentacolo. Quindi probabilmente potremmo fare qualche specie di rito strano con la bambola nel pentacolo. Però se qua mi dice che è incompleta... Se solo riuscissi a fissare i capelli alla bigotta. Ecco, infatti, quindi bisogna fissare prima i capelli alla bambola, ragazzi. E come facciamo? Ci vorrebbero ago e filo. Ago e filo, qua c'era il vecchio che si cuciva la barba, ragazzi. Magari ci può aiutare lui, vediamo. Vediamo un po'. Sveglia, vecchio. Oh! Non insultarlo. Non parlare. Dimmi che ha avuto la geniale idea. Ha ragione, mi perdoni. Io ti perdono, sì. Senta, non è che potrebbe cucirmi dei capelli sulla testa di questa altra barba? Illuminazione geniale. È un po' insolita, ma non vedo motivo okay, per non ragazzi. Assecondarla. Meno male. Dimmela. Tenga, signore. Grandioso. Quindi praticamente adesso che abbiamo la bambola, proviamo ragazzi ad andare, cioè vediamo un attimino che tutte dice. Quelle ore passate a giocare a Monkey Island non potevano che portare non a questo. Non posso cogliere la citazione perché non ho mai giocato a Monkey Island. Per cui quello che ci rimane da fare è tornare qui. Questo non c'era l'altra volta ragazzi. Pennywise non c'era l'altra volta. Comunque non ci resta che vedere cosa succede se interagiamo con la bambola voodoo nel pentacolo, perché vuol dire che possiamo far stare male praticamente il tipo biondo che occupa la camera e farci aiutare dal tipo muscoloso, quindi poi con l'armadio. Per cui vediamo cosa succede se interagiamo in questo modo. Che dovrei fare precisamente? No, cavolo,
Non ho avuto un'altra idea geniale, porca vacca. Questo tipo, ragazzi, è ancora qui. Non è che posso offrirgli qualcosa? Tipo la pirite. Aveva detto che avremmo dovuto pagarlo. Non ci avevo pensato a sta cosa. Fallo tu piuttosto. No, addirittura, niente da fare. Una cravatta la vuoi? Non credo che così facendo okay. Farei grandi progressi. No, ah, ma lui stava bevendo un cocktail. Se gli metto l'assenzio? Il custode non mi sembra un tipo da superalcolici. Ok, quindi superalcolici. No, ma noi abbiamo della birra. Attenzione. Attenzione, signore e signori. Con gli omaggi della casa. Ok. Una bevuta non si rifiuta mai. Perfetto, per cui se provassi adesso a prendere chiavi... Ehi, tu, cosa credi di fare? Niente da fare. Va bene, quindi questo comunque non ci ha aiutato a risolvere il nostro problema. Salve ragazzi, sono sempre io. Dopo come sempre, tipo un quarto d'ora che sto qui guardandomi in bene intorno perché non so bene come poter proseguire. E mi sono appena accorta che si può interagire anche con la... cabina telefonica, per cui direi di dare uno sguardo. Ah, si può interagire con tutti i tasti, madonna, è pazzesco. È la bocchetta dove vanno inserite le monete. Quindi immagino che non potremo chiamare nessuno. Tipo, che ne so, proviamo un numero a caso. Ti risulta che le cabine telefoniche facciano beneficenza. Quindi senza soldi non possiamo chiamare nessuno, ragazzi. E questo è chiarissimo. Va bene, vorrà dire che qua torneremo con dei soldi. E da questo momento in avanti, ragazzi, direi che mi sono ritrovata abbastanza in difficoltà. Perché ho passato almeno 30-40 minuti a esplorare nuovamente, minuziosamente, gli unici due ambienti di gioco che ho attualmente a disposizione, sarebbe a dire la discarica e la casa della festa, e non riuscivo a capire cosa avessi potuto lasciare indietro. Quindi veramente mi sono riesplorata tutte quante le stanze, ho provato a interagire di nuovo con tutti i santi oggetti, ragazzi, per scoprire poi alla fine che a quanto pare è importantissimo completare del tutto i dialoghi con i personaggi a disposizione. E infatti, ragazzi, mi sono resa conto che avevo lasciato in sospeso, tra virgolette, il dialogo con Frank, sarebbe a dire il tizio con il costume da coniglio di Donnie Darko. Infatti non avevo completato tutte le opzioni di dialogo, e una volta completate queste ultime ho aperto la mappa e mi sono resa conto che si erano sbloccati appunto altri due ambienti di gioco, che ovviamente saranno esplorabili già, ragazzi, dal prossimo episodio, che ci permetteranno sicuramente di proseguire. Io vi chiedo scusa se questo episodio è terminato così, però veramente è arrivato un momento, ragazzi, in cui ero tipo nella disperazione più totale, perché mi dicevo: posso essere così deficiente da non capire cosa devo fare? Infatti ho provato anche ad associare i vari oggetti che ho a disposizione e non riuscivo a trovare la soluzione, quando la soluzione era più che semplice, cioè completare il dialogo con uno dei personaggi. Quindi d'ora in avanti, ragazzi, non solo farò attenzione agli oggetti da poter associare, non solo farò attenzione agli oggetti con cui poter interagire, ma completerò sempre e comunque tutti i dialoghi con tutti i personaggi. Per cui perdonatemi per questo inconveniente, questo video termina qui. Un bacione e un bacio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!